scritto a qualcuno piace caldo per cercare di leggere il problema dei cambiamenti climatici a partire dalle tesi di chi ritiene che non sia in realtà un problema, che siano tutte bufale, ben inventate, dei catastrofisti. Scrivendo il libro, approfondendo, poi in realtà mi sono accorto che molte di queste tesi in realtà non reggono il vaglio scientifico. Il cambiamento climatico è vero, è reale, è inequivocabile, come dicono gli studiosi che hanno fatto il quarto rapporto sul clima dell'IPCC, ed è per la stragrande maggioranza responsabilità umana. Molte delle leggende sul clima che cambia, che si vedono sui giornali, nelle televisioni, in realtà non hanno motivazioni solide, non hanno fondamenti veri, non esistono nella letteratura scientifica. Nella mia vita professionale, io insegno fenomeni di inquinamento, ho potuto vedere come in realtà nella letteratura scientifica, nei convegni che mi capita di assistere, non ci sono i dubbi se il pianeta si sta o no scaldando e si scalderà nel futuro. Quindi il problema c'è, è reale. È una grande sfida, la sfida di questo secolo, riuscire a cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo l'energia. È importante riuscire a farlo velocemente perché più passa il tempo, più aumentano i rischi di danni gravi. Non saranno i danni del catastrofismo di Hollywood, quindi del mare che cresce in pochi giorni di 5-6 metri e invade le città. Sono danni forse più subdoli perché avvengono nel corso di decenni, forse di secoli. Serve la statistica per vedere quando questi danni cominciano. E questo quindi ci fa anche preoccupare di più, perché forse non avremo i primi segnali per farci reagire velocemente. Oggi già abbiamo dei segnali sul clima che cambia. Li abbiamo dai ghiacci, li abbiamo dalle temperature, li abbiamo dagli oceani, però si fa molta fatica ad accettare questa realtà. Quindi il futuro è preoccupante per molti aspetti, però abbiamo anche dei motivi per avere delle speranze. Uno di questi è che anche nel passato l'umanità è stata capace di grandi salti, non soltanto tecnologici, ma anche di grandi salti morali, etici. È riuscita magari a uscire da delle guerre devastanti, è riuscita a pensare diversamente. Quindi c'è anche la possibilità che l'umanità possa provare a vivere e a costruire in un modo diverso il proprio futuro. Certo, bisogna impegnarsi, non sono cose che saranno gratis, che verranno da sole, però sono cose che sono alla portata degli esseri umani. Io mi ritengo moderatamente pessimista ultimamente, però dei motivi di ottimismo li vedo. Li vedo anche soltanto per il fatto che si parla di cambiamenti climatici, forse non abbastanza. Però vedo anche dei motivi, insomma, vedo anche la fatica che facciamo a partire davvero per cambiare. Però forse è vero che partire è sempre la cosa più difficile.